Buongiorno a tutti, lui è Alfonso De Ida, oppure possiamo fare anche come faceva John Abercrombie, lui è Glauco Venieri, io sono Alfonso De Ida, no? E vi suoniamo un brano bellissimo di Thelonious Monk, Monk's Mood.
che è tratto da un lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa con un gruppo che si chiama Insium. Che vuol dire sogno in friulano. Che vuol dire sogno in friulano, chiaramente non lo sapevo. Questo era un lavoro fatto su una proiezione cinematografica di un aereo che sorvola le campagne francesi della prima guerra mondiale, se non sbaglio, che era appunto campagne francesi devastate dalla prima guerra mondiale, per cui erano delle immagini abbastanza significative, abbastanza toccanti. E questo brano, che si intitola Escape Way, era un po' in qualche modo indirizzato all'idea di voler scappare, voler fuggire via da quella realtà che era abbastanza drammatica. Escape Way. Thank you.
Allora, sempre dallo stesso progetto, questo brano mio, e mi sono ispirato ai valzerini francesi con la musette. E si intitola La Valse Triste. E introduciamo. Thank you.
suoniamo si intitola Everybody's Song But My Own, che in pratica non ho mai capito che cosa volesse dire Kenny Wheeler, ma in pratica, dopo chiedendo anche alla sua collaboratrice Norma Winston, mi ha detto che lui voleva dire che tutti suonano questo brano che è diventato uno standard, a parte il sottoscritto. Sì. Che lui aveva un po' di... Io ho avuto la fortuna di lavorare per una dozzina di anni con Kenny, e lui si sentiva un po'... E devo dire che ha trasmesso un po' anche a me questa cosa del non sentirsi mai adeguati nel posto, quando si suona, quando si fanno delle cose. E lui aveva questa... Lui parlava così. Nobody wants to play with me. Diceva... Bill Frisell doesn't like my playing. E una volta gli ho chiesto, ma perché non andate in tour con questo meraviglioso disco che avete fatto, che tra l'altro è stato premiato della storia del jazz, Angel Song, quel disco che ha fatto negli anni, fine anni 90, e con Lee Konitz, Dave Holland, senza la batteria, e lui e Bill Frisell. E io, cioè non sarebbero mai andati in tournée, perché essendo tutti delle star, come fai a metterli insieme? E io gliel'ho chiesto, ma come mai? Ma l'ho fatto apposta, perché sapevo, no? Sai quando tu sai già la risposta, ma lo fai apposta per vedere se coincide con quello che stai pensando. E ho detto, ma Kenny, ma perché non vai in tournée con questo gruppo spaziale? Cioè è stato premiato come tra i 10 migliori dischi della storia del jazz, dai critici d'America, questo è Angel Song. E ho detto, vai in tournée, no, con questo. Bill Frisell doesn't like my playing. Non gli piace, non come sono Kenny Wheeler, non ci voglio dire. Che meraviglia. Thank you.
Kennedy, this is for you.